È vero, il Prato ha un nuovo presidente, Stefano Commini, che ha deciso quindi di acquistare la C Prato. Perché questa decisione, presidente? Ma guardi, l'ho detto prima anche ai suoi colleghi, un paio di mesi fa un caro amico, che dopo in conferenza citerò anche se lui non vuole, mi ha fatto innamorare di questa città, mi ha proposto di avvicinarmi e di valutare questa opportunità, e devo dire che ho trovato tanti elementi positivi, peraltro ho trovato un grande interlocutore in Paolo Toccafondi, che insomma, a prescindere dalle esperienze che hanno avuto i tifosi e la città, io ho trovato in lui un interlocutore serio, leale, col quale in poco più di un mese siamo riusciti a chiudere una trattativa non semplicissima, però veramente in poco tempo, perché vedo in questa città, in questa squadra, tanta potenzialità. Primo, da dove partiamo e dove, con l'obiettivo che ci siamo che mi sono prefissato, dove voglio arrivare. Totalità delle quote, Toccafondi è fuori e la trattativa è chiusa ufficialmente, visto che si parla di 30 giugno, perché sa, qua a Prato noi abbiamo visto diverse situazioni che poi sono evolse in maniera diversa. Allora, la domanda è chiara, quindi totalità delle quote ufficialmente da oggi e lei è proprietario? Assolutamente sì, l'atto notarile è un atto pubblico, irrevocabile, che ha l'unico effetto è quello che diventerà efficace al 1° luglio. Perché? Perché Paolo Toccafondi si è reso disponibile con grande lealtà a chiudere la stagione sportiva e a coprire tutti i costi del 30 giugno, però nell'atto stesso ho già una procura speciale irrevocabile per condurre tutte le attività per la stagione sportiva 21-22, per cui gli accordi, i giocatori, i calciatori, lo stadio, le infrastrutture, la struttura organizzativa. Per cui assolutamente è irrevocabile, un atto pubblico che verrà registrato in Camera di Commercio entro i termini di legge, per cui sono stati depositati esclusivamente i soldi, 500.000 per sostanzialmente per riconoscere a Toccafondi le plusvalenze che vengono da un'operazione di un giocatore, però Toccafondi mi ha dato l'azienda a zero, come aveva promesso, mi ha detto in passato, aveva promesso, ci tengo a sottolineare questo aspetto, me la lascerà libera da debiti e per cui assolutamente sana. Quindi si parte con zero il costo d'acquisto del Prato, soltanto una fideiussione di 500.000 euro. Io ho versato 500.000 in contanti, non ha voluto, in circolari ovviamente, assegni circolari, che sono a garanzia delle plusvalenze dell'operazione di mercato che verrà erogata poi al Prato ad agosto 2000, di quest'anno 2021 ed agosto 2022. Per cui sostanzialmente è una garanzia nei confronti dell'ex presidente, che quando il Prato riceverà queste plusvalenze, Valenze e operazioni dei giocatori, lui riceverà i soldi di operazioni che ha concluso lui. Nell'organo amministrativo, come poi approfondiremo in conferenza stampa, rimarrà in carica il precedente fino al 30 giugno, hanno già rassegnato le dimissioni irrevocabili tutti a data 30 giugno, per cui al 1 luglio si insedierà il nuovo organo amministrativo con me sicuramente presidente, forse anche presidente amministratore legato, però sicuramente presidente.